Una persona su tre soffre di almeno una patologia cronica. Una su cinque presenta condizioni croniche multiple. E il 5% della popolazione presenta quattro o più condizioni croniche, arrivando a richiedere, nei momenti di maggiore criticità, quasi l'80% dell'intero stanziamento dell'assistenza sanitaria pubblica. Sono cifre che colpiscono, queste pubblicate nel 2005 da Gerard Anderson, dell'Istituto Bloomberg di Sanità Pubblica di Baltimora, e che, proiettate anche in Italia, dovrebbero trasformarsi nella bussola delle politiche della salute del paese. Ma è stato effettivamente così nel corso degli anni che abbiamo alle spalle? A giudicare dai dati a nostra disposizione, non sembra che ci siano molti elementi a sostegno di questa ipotesi. Eppure, se fino agli anni 70 le conoscenze scientifiche non consentivano di precisare la natura reale delle più comuni malattie croniche, negli anni 90 i veloci progressi della medicina, della proteomica, della biologia molecolare hanno invece consentito di conoscere le cause e i meccanismi di progressione di queste malattie, per quanto queste innovazioni non siano state introdotte nella pratica medica se non in minima percentuale. Ne è derivato evidentemente, il consolidamento, la conferma di un modello sanitario, di un modello di assistenza sanitaria anacronistico ed incongruo per molti aspetti, tra i quali soprattutto la capacità di far lievitare in maniera incontrollata i costi dell'assistenza stessa. Nel suo ultimo rapporto annuale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce i dati statistici di fondo e delinea i trend relativi alla diffusione delle malattie croniche, indicandole come emergenza sanitaria strategica per la stabilità sociale, economica e politica degli Stati. Non un cenno però alle cause, quelle reali, né alle possibili azioni di contenimento. La lettura di questo rapporto evidenzia solo il rilievo dei cosiddetti fattori di rischio, tra i quali ad esempio l'alimentazione o il fumo, o gli errati stili di vita. Persino nei documenti ufficiali continuano a rimanere inesplorate e misconosciute le cause prime. I rapporti annuali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riguardano le patologie infiammatorie croniche, presentano delle palesi incongruenze. Queste incongruenze hanno poi pesantemente condizionato quelle che sono state le linee guida e i piani di intervento sanitario in tutte le società occidentali. Sono Monica, ho 31 anni e sin da bambina ho avuto dei problemi gastrointestinali e nell'arco degli anni ho girato diversi specialisti, mi hanno diagnosticato delle patologie alle quali hanno tamponato provvisoriamente con dei farmaci, però ancora oggi ho dei problemi. E solo grazie all'intervento di un immunologo da circa 6 mesi ho iniziato a migliorare, però sono ancora in corso di indagini e spero insomma di arrivare presto ad una soluzione e soprattutto che venga sostenuta dal sistema sanitario nazionale in generale. Un'altra incongruenza che è palese nei rapporti ufficiali riguarda l'età di insorgenza delle patologie infiammatorie. I rapporti riportano abitualmente che la crescita di questi fenomeni sia ascrivibile all'invecchiamento della popolazione. Nella realtà scientifica i fenomeni più importanti avvengono in età pediatrica e restano silenti e non diagnosticati anche per 10, 20 o 30 anni. Sono Mary, ho 29 anni e fin dall'età di 12 anni soffro di allergie varie. Ho anche avuto intolleranze alimentari, ma non sono mai riuscita a trovare uno specialista che potesse aiutarmi insomma, a risolvere il problema. Un altro problema è dato dal criterio attualmente adottato per classificare le patologie infiammatorie croniche. Sino a questo momento le classificazioni si sono riferite a dei criteri cosiddetti d'organo, nel senso che le patologie sono state ordinate, classificate e descritte in funzione del punto e dell'area anatomica in cui si sono manifestate. Nella realtà scientifica le patologie infiammatorie sono plurifattoriali. Molti fattori dell'organismo concorrono alla loro formazione e molti sistemi e molti comparti dell'organismo sono attivati in forma anomala nel corso delle patologie. Per questo motivo
una sola branca medica, una sola branca scientifica non è mai stata in grado di descrivere accuratamente il complesso di fenomeni patologici che sono alla base delle forme infiammatorie più diffuse statisticamente rilevanti. Sono Anna e da 15 anni combatto con una serie di patologie, dolori articolari, maculopatia, vitiligine, problemi gastrici. Questo l'ho scoperto per caso perché mi sono rivolta a un immunologo, finalmente un immunologo, e penso che anche noi abbiamo diritto di essere curati. L'errore nella classificazione delle patologie infiammatorie fa sì che l'ammalato sia costretto, in seguito ai sintomi manifestati, a riferirsi a più specialisti, senza un filologico e in una forma assolutamente casuale. Pertanto l'ammalato abitualmente si rivolge a più specialisti differenti e riceve indicazioni molto settarie, molto specifiche, ma che comunque non riescono ad inquadrare i fenomeni da cui è affetto nella loro vista d'insieme. Mi chiamo Alessio, ho 35 anni e da una decina di anni che soffro di intolleranze alimentari. Dopo aver girato quasi tutta l'Italia, finalmente, casualmente, ho incontrato un allergologo che mi sta migliorando la qualità della vita. Siamo sulla buona strada, ma secondo me ci vorrebbe ancora di meglio. Esiste una statistica infinita. Ci sono storie di migliaia di pazienti che per tanti anni della propria esistenza sono stati costretti ad una ricerca spesso vana dello specialista più giusto per il proprio problema. E questo si verifica perché, come abbiamo visto prima, le classificazioni fanno sì che le patologie vengano inquadrate per area e non per fattori causali. Io sono Stefania, ho 34 anni e da 10 anni che ho dei problemi di allergie, non scoprendo mai una causa specifica. Arrivando qua in situazioni critiche ho scoperto l'allergologo che stiamo studiando il mio problema. Le patologie croniche sono plurifattoriali, ci sono più fattori, più cause che concorrono ad una stessa patologia, indipendentemente dalla forma e dal tipo di manifestazione della patologia stessa. Questo presuppone che più competenze debbano essere messe in atto per ben comprendere come operare dal punto di vista della diagnostica e dal punto di vista della terapia. Attualmente gli ammalati sono all'affannosa ricerca, che dura anche anni, di uno specialista di riferimento. Uno o più specialisti che sappiano inquadrare il problema, che sappiano dare delle risposte, ma un solo specialista medico in realtà è spesso in difficoltà nella gestione e nell'inquadramento di fenomeni che, come detto, sono plurifattoriali. Sono Serena, ho 26 anni e 3 anni fa ho scoperto di essere allergica e ho iniziato subito una terapia immunologica e adesso sto decisamente meglio. Mi ritengo fortunata perché subito sono arrivata dallo specialista giusto. Il rapporto annuale del Tribunale dei diritti del malato, divulgato nel 2006, evidenzia non a caso le grandi difficoltà incontrate dai pazienti nella ricerca degli specialisti e, più di ogni altra cosa, lamenta l'assoluta mancanza di coordinamento da parte di una figura di riferimento, una figura di arbitraggio e coordinamento. Spesso la scelta degli specialisti è quindi lasciata alla libera iniziativa degli ammalati. Una volta individuato lo specialista che è in grado di dare una prima risposta al problema presentato dal paziente, sorge un nuovo problema, una nuova difficoltà. Quello specialista sarà da solo in grado di inquadrare l'intero fenomeno patologico? Molto spesso nelle patologie infiammatorie croniche una sola competenza non è in grado di offrire risposte né di offrire un presidio terapeutico o una soluzione terapeutica che siano efficaci e adatte.
4 anni fa ho cominciato ad avvertire i miei primi malesseri, associati a quelli che erano stati diagnosticati come attacchi di panico. Insomma, avevo perso un po' tutto quello che era il mio equilibrio di vita. I malesseri erano legati ovviamente sempre a forti capogiri, al fatto di non avere energia, a perdere peso continuamente, la perdita di capelli, insomma vari sintomi che mi hanno portato comunque ad avvertire i primi allarmi. Devo dire con gioia a tutti quelli che vivono la stessa mia patologia e la stessa mia problematica sociale e ovviamente patologica, che c'è la speranza di ritornare una mattina a dire oggi sto bene. Esiste un metodo nuovo, un metodo denominato IMID, che è basato sulla multidisciplinarietà e prevede l'analisi del paziente da parte di un'equipe intera. Un'equipe coordinata da un arbitro, da un coordinatore, che debba fare la somma delle competenze dei singoli specialisti. Solo un'equipe multidisciplinare è in grado di offrire ad un coordinatore specialista in medicina interna le nozioni che sono necessarie e sufficienti a prescrivere una sola diagnostica ed una sola terapia per il paziente, con un grande risparmio economico e soprattutto con una grande appropriatezza nella prescrizione. I pazienti attraverso un'equipe multidisciplinare terminano di operare ricerche infinite di medici appropriati. Il riferimento quindi è agli ammalati cronici, che non sono gli ammalati anziani da ricoverare nelle geriatrie. Il riferimento è ad ammalati anche giovanissimi, affetti da malattie infiammatorie croniche determinate, per esempio, da un cattivo funzionamento del sistema immunitario. Gli americani hanno definito queste patologie con l'acronimo IMID, disordini infiammatori immunomediati, e in questo contenitore ideale hanno inserito una moltitudine di patologie apparentemente distanti, ma in realtà vicinissime tra loro perché accomunate da un unico denominatore comune: un difetto funzionale del sistema immunitario. Attualmente si stima che almeno 2 persone su 5 di quelle che entrano in ospedale siano colpite da una delle tante forme di scompenso immunitario. Può essere un diabete di tipo 1, oppure un lupus, una tiroidite in fase evolutiva, un'orticaria, una dermatite da contatto nella sua evoluzione sistemica, un'artrite reumatoide, una psoriasi, una malattia di Crohn, una celiachia, un'endometriosi, un'asma, un eczema atopico, una rinosinusopatia ad evoluzione rinobronchiale, una rettocolite ulcerosa. E da una impressionante mole di pubblicazioni scientifiche, recenti e qualificate, si evince che tali patologie infiammatorie sono generalmente simultanee e concorrenti. Come dire, in altri termini, che in tutti questi casi la malattia infiammatoria cronica è spesso una sola. Per quanto il medesimo processo infiammatorio possa interessare organi e tessuti diversi e apparentemente distanti tra loro. Il fatto che di tutto questo finora non si sia mai parlato se non sottovoce è solo perché la malattia, pur nella sua unicità, ha assunto nomi diversi a seconda delle aree anatomiche, a seconda dei punti coinvolti dall'attività infiammatoria. In realtà gli organi coinvolti da tale attività non sono ammalati, cioè non sono loro ad essere ammalati. Essi semmai sono soltanto il bersaglio rivelatore di un'attività infiammatoria che si è generata in altri comparti dell'organismo, in altri distretti. Negli ultimi anni la ricerca medico-scientifica ha fornito numerose svariate informazioni sui meccanismi fisiopatologici di base. Si è passati da una lettura della malattia come malattia d'organo a un concetto di disturbo di sistema di regolazione, che interessa in modo univoco sistema nervoso, endocrino e immunologico, anche in quadri patologici assai dissimili tra di loro. I meccanismi che investono la reattività nervosa in tante sindromi caratterizzate da dolore cronico, ad esempio le cefalee, i dolori trigeminali o i dolori del rachide o quelli post-traumatici, sono estremamente sovrapponibili ai meccanismi che concorrono alla formazione di patologie di tipo infiammatorio, quali patologie di carattere immunologico, penso alle rettocoliti ulcerose o alle artriti reumatoidi, così come ai meccanismi presenti in forme allergiche o nelle forme infiammatorie croniche.
Oggi sappiamo con certezza che la cellula immunitaria si comporta come un recettore nervoso, in quanto, oltre alle citochine, emette, riceve e sintetizza ormoni e neuromediatori, così come una cellula nervosa ha attività di tipo immunologico e attività di tipo endocrino che si sovrappongono con quelle puramente neurologiche. Dunque è evidente come possedere una tecnica che permetta di modulare queste funzioni di base diventa estremamente strategico nell'ambito di numerosissime malattie croniche. Il peso socio-economico di una malattia si quantifica in costi diretti, indiretti e futuri. Questi costi variano in dipendenza della qualità del modello sanitario che si vuole perseguire. Il vecchio modello italiano, costruito in oltre 3.000 anni di storia della medicina, era attento alla eziopatogenesi, cioè era attento alle cause e ai meccanismi di generazione delle malattie. E i percorsi diagnostici e terapeutici privilegiavano il tentativo di correggere il difetto di fondo per cercare di portare il paziente a guarigione clinica. Al termine guarigione clinica si attribuiva il significato di completa assenza di sintomi, cioè di paziente sostanzialmente senza sintomi, ma anche senza terapia contestuale. A questo modello italiano si è poi sostituito nel tempo un modello molto più rampante, un modello direi americano, che si è sviluppato in una nazione con appena 600 anni di storia e che si è sviluppato sulla spinta, come dire, di interessi di parte, di interessi parziali, soprattutto di interessi realizzati e motivati dalle compagnie assicurative private anglosassoni o americane. Bene, questo sistema, questo modello, è risultato appunto molto più pragmatico perché è fondato esclusivamente sulla volontà di cercare di risolvere un problema per volta. E in questo modello l'elemento fondante, l'elemento principale, è diventato il sintomo, cioè l'elemento di fondo era costituito dalla volontà, dalla capacità, dalla tendenza di, come dire, di affrontare e risolvere esclusivamente il sintomo, qualunque fosse la causa scatenante reale della malattia. E questo tipo di scelta equivale a passare, come dire, a passare una mano di vernice su una macchia di ruggine. Il vantaggio economico è sicuramente immediato rispetto alla tentazione di, come dire, di realizzare un provvedimento strutturale, ma nel tempo poi occorrerà evidentemente modificare e cambiare tutta la lamiera, questo è evidente. E allora, nell'ambito delle malattie immunologiche, non considerare i differenti sintomi, per quanto apparentemente distanti tra loro, come sostenuti da un unico difetto di fondo, ha creato non pochi problemi, problemi che vanno sicuramente dalla moltiplicazione dei costi di gestione al varo di definizioni oramai insostenibili, sulla base delle nuove evidenze scientifiche che ormai vanno accumulandosi l'una sull'altra, senza poi contare le asimmetrie dei censimenti epidemiologici che discendono da queste premesse decisamente aberranti. E nel numero 2 di South Immunology Journal, pubblicato nel dicembre 2006, Mauro Minelli ha provato a evidenziare gli effetti di queste asimmetrie in un lavoro condotto su dati forniti dal Ministero della Salute, dai quali si evince, a scapito di qualsiasi evidenza, che i riscontri ufficiali registrati dal Ministero per l'anno 2003 relativamente all'asma bronchiale in Puglia e Basilicata attribuiscono a tale patologia un'incidenza pari allo 0,03% in Puglia e allo 0,02% in Basilicata. Come dire che su oltre 4 milioni di abitanti censiti ufficialmente in Puglia, appena 1.269 sarebbero affetti d'asma, al pari dei soli 136 lucani colpiti da questa malattia tra i circa 600.000 abitanti residenti in Basilicata. Appare evidente l'incongruenza riscontrata in un ambito territoriale tutto sommato omogeneo tra la crescente rilevanza sociale delle malattie allergiche e respiratorie e la disarmante inconsistenza dei dati ufficiali, dai quali non può che derivare, in ultima analisi, un'attribuzione di risorse, strutture e interventi programmatici inappropriata, perché sostanzialmente falsata nei suoi dati di fondo. E d'altro canto, se si chiedessero i numeri delle prestazioni pubbliche specificamente erogate nell'ambito della materia immunologia clinica ai referenti istituzionali della salute, questi non potrebbero che fornire dati molto prossimi allo zero.
In effetti, l'adozione delle linee guida per singola patologia, fondate sulla esclusiva rilevanza dei sintomi, fa sì che il paziente immunopatico che abbia un eczema venga visto prima dal dermatologo, poi dal pneumologo, se interviene l'asma, poi dall'otorino se sopraggiunge la rinite, successivamente dall'oculista se si aggiunge la congiuntivite, quindi dal gastroenterologo per eventuali evoluzioni successive tutte apparentemente diverse tra loro, eppure tutte incluse all'interno di un unico procedimento patologico, il cui intrinseco dinamismo evolutivo è stato già da qualche anno sintetizzato ed efficacemente espresso nel termine marcia allergica. Questo dunque è lo stato dell'arte nel momento in cui ci accorgiamo, fra l'altro, che l'unica terapia biologica di regolazione del sistema immunitario viene riservata agli allergici, dai quali, almeno, ci è facile trarre un chiaro riferimento e semplificativo. Sempre nel numero 2 di South Immunology, Roberto Paganelli, professore ordinario di medicina interna e docente di reumatologia presso l'Università D'Annunzio di Chieti, scrive: non importa se siano comparsi sintomi a carico del naso o dei bronchi, della cute o della congiuntiva, oggi sappiamo che per risolvere l'eziologia di una qualsiasi condizione allergica dobbiamo centralizzare l'intervento medico indipendentemente dall'organo in cui sia comparsa la manifestazione clinica, dunque indipendentemente dal fatto che si sia di fronte ad una rinite o ad un asma, ad una orticaria o ad una congiuntivite. E allora, con questi esempi chiarissimi, non è facile capire per quale ragione non si debbano applicare concetti analoghi anche alle patologie autoimmuni e, più in generale, alle malattie infiammatorie croniche immunomediate. Dunque, la scelta di frammentare le malattie secondo i sintomi e il punto colpito, prescindendo dalla natura intrinseca della malattia e così moltiplicando le competenze, i trattamenti e le spese sanitarie, ha finito per svilire l'organicità funzionale del sistema immunitario, al cui regolare funzionamento si deve invece il controllo e la gestione delle attività infiammatorie che possono accendersi in un organismo. Scaturisce da queste premesse il richiamo pressante a un metodo pluridisciplinare che preveda nella gestione delle patologie croniche multifattoriali un allargamento dell'equipe medica a seconda delle necessità. Le strutture ospedaliere, i reparti e le diagnostiche andrebbero accentrati con un notevole risparmio economico e con una maggiore appropriatezza delle prestazioni. Il concetto è che 6 medici sono sempre meglio di uno. Allora, meglio prevedere 6 medici piuttosto che 6 reparti, 6 diagnostiche e 6 cure diverse per lo stesso paziente. Più risparmio, meno liste d'attesa e più cure per tutti. So che c'è gente che viene conservata nella schiavitù della propria sintomatologia, palleggiata in un ping-pong perverso da medico a medico, da specialista di settore a specialista di branca. Il paziente, domani potrei esserlo io, non deve stare nell'ovile. Rivolgetevi, reclamate, fate valere i vostri diritti. Il metodo multidisciplinare presenta un encomiabile vantaggio di grande rilievo sia economico che medico-sanitario. L'integrazione di nuove figure professionali, quelle che oggi non sono comprese, non sono previste nei reparti ospedalieri. Figure professionali orientate alla medicina biomolecolare, figure quindi orientate all'immunologia, alla medicina dei grandi sistemi, del sistema immunitario, nervoso ed endocrino. Appare inderogabile, quindi, per quanto abbiamo detto, introdurre gli aspetti scientifici nell'ambito delle realtà ospedaliere. La sperimentazione sino a questo momento è sempre stata riservata alle strutture ospedaliere universitarie, ma la medicina territoriale rappresenta una soluzione irrinunciabile per il sistema sanitario nazionale, per cui noi auspichiamo e ci auguriamo che il Ministero della Salute da oggi in poi inserisca e preveda nei piani di intervento la possibilità di sperimentare terapie e diagnostiche biologiche e di estendere quindi i privilegi che fino a questo momento erano stati dell'università anche ai medici ospedalieri. Medici che sono portatori di una grande cultura e di una grande innovazione, che rappresentano una risorsa senza pari e che rappresentano una soluzione operativa per i problemi degli ammalati infiammatori. Emerge da tali considerazioni il razionale,
cui si ispira il progetto per un nuovo modello ospedaliero integrato, all'interno del quale riconsiderare l'interazione e la pluridisciplinarietà, condivisa come elementi di forte innovazione scientifica e assistenziale. In questo senso, e a titolo esemplificativo, possono essere proposte alcune valutazioni oggettive rivenienti da indagini cliniche incluse all'interno di un protocollo diagnostico mirato e applicato preliminarmente su 339 pazienti osservati nell'arco degli ultimi 24 mesi presso l'unità operativa di medicina interna dell'ospedale San Pio di Campi Salentina, nell'ambito della quale è operativa una struttura ambulatoriale di immunologia clinica. I pazienti inclusi nel protocollo sono giunti alla valutazione medica per quella che inizialmente appariva come una semplice manifestazione allergica. Le più frequenti diagnosi d'approccio sono state orticaria, rinite, congiuntivite, asma bronchiale, dermatite allergica. L'analisi dei casi pervenuti a visita medica, il più delle volte per semplice effettuazione di prove allergiche, ha in realtà consentito di selezionare sulla base del ricorrente rilievo di una serie di sintomi inizialmente insospettati, delle interazioni cliniche assai interessanti, indicative della coesistenza in uno stesso paziente di forme infiammatorie multiple a danno di organi distinti, per quanto tutte alla fine riconducibili ad un unico scompenso di carattere immunitario capace di coinvolgere il sistema organismo e non solo una parte di esso. A quel punto, l'attuazione di un modello matematico applicato con grande rigore da Tony Acandido, dottore di ricerca in statistica presso l'Università degli Studi del Salento, ha consentito di misurare la significatività della relazione tra più variabili. Nell'ambito di un processo critico di revisione e di cambiamento di modello sanitario, peraltro già avviatosi negli Stati Uniti, dove l'attenzione alle cause di malattia è nel frattempo ridiventata prioritaria, all'interno della riprogrammazione delle politiche sanitarie regionali e vorremmo poter dire anche nazionali, noi intendiamo ribadire con l'evidenza dei fatti l'importanza scientifica delle attuali applicazioni cliniche della immunologia e i pericoli insiti nella mancata introduzione di queste nella pratica medica, soprattutto per quel che concerne le malattie infiammatorie croniche immunomediate. Per questa ragione appare assolutamente importante esaminare le evidenze emergenti fornite dalla genetica e dalla immunologia di base che conducono alla formulazione di una storia naturale di sviluppo e di progressione di malattie che sono fondamentalmente originate da un difetto funzionale del sistema immunitario.